Ciao a tutte ragazze, dunque eccomi con un nuovo video. Scusate la location, il bagno, ma è il posto in cui c'è più luce visto che sono le 20:48. Niente, stavo guardando un po' di video, mi è venuta voglia di fare anch'io il tag TMI, Too Much Information. Allora, l'ultimo video che ho visto è quello di Jennina, qui mando un bacio. Jennina, dai, è tutta e tu sai perché, ma anche chi ha visto il video sa perché. Però ho visto da Nadia Tempest, da Lasby, insomma da tantissimi guru, e quindi ho trovato molto simpatico come video e ho deciso di farlo anch'io. Allora, leggerò le domande dal cellulare, 50 domande, e parlo sempre troppo. Allora, la prima è: cosa stai indossando? Allora, sto indossando questa collana, che è impossibile non vedere, comunque che ho messo anche nel video sugli accessori di Buying Coins. Poi sto indossando una semplicissima canotta nera e questo maglioncino che è così molto morbido a righe, grigio e nero, sotto a un normalissimo paio di jeans e le ciabatte. Domanda numero 2: sei mai stata innamorata? Sì, lo sono tuttora, sono innamorata di Davide, a cui mando un bacio, tanto so che guarderà il video. Sono serena, sono direi molto vicina alla felicità e sono contenta di questa cosa. E sì, è una bellissima storia. Domanda numero 3: hai mai avuto una brutta rottura? Purtroppo sì, ho avuto una brutta rottura con il mio ex fidanzato. Diciamo che era un po' manesco e colgo l'occasione, apro e chiudo una parentesi, per dire a tutte le ragazze, a tutte le donne che incontrano uomini violenti di denunciare. Lo so che è difficile, ci vuole coraggio, ma bisogna denunciare. Chiusa parentesi, torniamo al tag. Domanda numero 4: quanto sei alta? Allora, sono nana, sono alta 1,63 circa. Quanto pesi? Allora, dovrò fare un video, perché ci sono stati dei cambiamenti nella mia vita, anche di peso, dovuti a cioè ero ingrassata per una cura sbagliata, comunque vi racconterò in un altro video. Attualmente peso 58 kg. Il mio peso forma è, o quello che vorrei raggiungere, è di 55, quindi ce la possiamo fare. Qualche tatuaggio? No, vorrei farmene uno sul piede, ma non ho ancora trovato qualcosa che mi rappresenti veramente, qualcosa che abbia un significato. Qualche piercing? Allora vabbè, avevo il piercing al naso, l'ho fatto due volte da due parti, ma mi ha fatto infezione, quindi ho dovuto toglierlo. In realtà qui il buco è ancora aperto, ma non ho coraggio di aprirlo da sola. Poi vabbè, ho i buchi alle orecchie, ma non sono piercing. Anche se in realtà secondo quello che adesso è l'orecchino è stato fatto con l'ago. Però OTP, One True Pairing, ovvero la coppia perfetta nella finzione, ne ho due, sono tutte e due di Gossip Girl. Quella che amo di più in assoluto era composta da Blair e Chuck, bellissimi. Mentre l'altra è sempre di, appunto, di Gossip Girl ed era quella di Serena e Dan. Mi piacevano molto, soprattutto Dan mi piaceva per il suo modo di fare, ma al top sono Blair e Chuck. Show preferito? Show preferito? Bella domanda. The MasterChef, ma non riesco a vederlo perché non ho Sky, quindi guardo le repliche sul computer. E The Apprentice, mi piace un sacco. Mi piace in realtà il format e la personalità di Briatore in questa trasmissione, tra virgolette, che non è proprio una trasmissione. Band preferita? Non ho una band preferita, quando ero più piccola i Take That. Adesso in realtà non ho una band preferita. Qualcosa che ti manca? Riuscire a realizzare i miei sogni, nel senso che sono in continua evoluzione, un'eterna casinista e spero che il nostro sogno di poter andare a vivere insieme possa coronare presto. Se avete visto una luce è perché c'è il faretto che sta tirando gli ultimi. Spero non ci abbandoni proprio adesso. Canzone preferita? Stay degli U2.
Se non lo conoscete vi metterò poi il link nell'info box. Quanti anni hai? 29, ne compirò 30 luglio. Come sono vecchia, Madonna. Segno zodiacale, cancro. Qualità che cerchi in un partner? Allora, mi deve far ridere. Sapermi ascoltare, perché sono una che parla molto, ma a volte nei momenti più importanti un po' si chiude, quindi riuscire ad ascoltarmi nei momenti in cui riesco ad aprirmi. Per il resto, appunto, mi faccia ridere che sia simpatico o brillante. Citazione preferita? In realtà non ho una citazione preferita, ma mi piace molto una frase di Jim Morrison che dice: "Vivi come puoi, perché come vuoi non puoi". Quindi credo che bisogna sapersi, tra virgolette, non accontentare, ma fare di tutto per riuscire a trovare un proprio equilibrio, una propria stabilità, ma accontentarsi anche di quello che la vita ci offre. Colore preferito? Il rosso, assolutamente il rosso. Lo indosso abbastanza spesso, anche se non mi ci vedo tantissimo perché mi sembra troppo d'impatto, però amo portare, se non tutto un look rosso, accessori, comunque qualcosa di rosso. Musica ad alto o basso volume, assolutamente ad altissimo volume, quando io passo in macchina mi si sente sicuramente. So che non fa bene, ma ascolto anche nelle cuffie la musica ad alto volume. Insomma, andrebbe abbassata un pochino. Dove vai quando sei triste? Anch'io guido, io adoro guidare sempre, anche il traffico non mi disturba particolarmente, dipende appunto però dall'umore, ma se sono triste guido con la musica e niente, finché non mi passa, finché appunto non mi torna il sorriso. Quanto tempo impieghi per la doccia? Consideriamo che faccio sempre il bagno, a parte, vabbè, durante la settimana che più che un bagno faccio una semidoccia nella vasca, quindi non è un vero e proprio bagno, faccio una cosa molto più veloce. Però diciamo che se faccio il bagno, se non mi devo lavare i capelli, 40 minuti, perché mi piace stare dentro e rilassarmi con i sali e quant'altro. Se devo lavarmi i capelli, un'oretta. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Considerato che sono una dormigliona, al mattino faccio sempre in frettissima perché preferisco dormire un pochino di più. Quindi un quarto d'ora, mi lavo in frettissima, mi vesto e mi trucco, il tutto in un quarto d'ora, perché sennò il treno parte e mi lascia qua. Mi sono persa. Domanda 23. Hai mai fatto rissa? Allora, in realtà non veramente rissa, ma più o meno, nel senso che una mia ex amica, chiamiamola così, un giorno mi ha detto: "Sei una puntini puntini bip", così senza motivo. Io ero con il mio migliore amico, le ho tirato una sberla e lui mi ha portato via, mi ha portato a casa, mi ha detto: "Debora, calmati", ma le avrei veramente sfasciato la faccia, scusate, non si fa, non usate mai violenza, ma siamo fatti di carne tutti e a me è successo. Cosa ti accende? Cosa ti accende? Non so se nel senso di chimica dell'altra persona, nel caso fosse così, gli sguardi. E sì, mi piacciono molto i giochi di sguardi, più che le parole, mi piacciono i gesti, i giochi di sguardi, questa è una cosa che mi accende, che mi intriga tra l'altro. Cosa ti spegne? Le persone musone. Sia nel partner che comunque nel partner o nelle conoscenze, sia che nelle amicizie, nel senso che per una serata c'è cioè, le persone veramente musone e proprio non le sopporto. Ma musone anche per giornate no, perché tutti possono avere un momento no, ma piuttosto preferisco che uno mi dica: "Guarda, non è giornata", piuttosto che avere dei musi lunghissimi per tutto il tempo. Per quale motivo hai aperto un canale YouTube? In realtà questo è il secondo canale che apro, il primo, vabbè, per chi volesse informazioni, se no parlo 30 anni, vi lascio il primo video nell'info box o comunque se andate nel canale del primo video. In breve c'è stato un furto di identità, io ho fatto una denuncia perché dal Giappone venivano caricati i video di materiale improprio. Ho provato a contattare YouTube, ma non avendo la partnership non sono riuscita a ottenere assistenza. Quindi ho chiuso il canale e ne ho riaperto un altro. Però il primo canale l'ho aperto spinto dalla curiosità.
I primi video che vedevo erano quelli di Clio Makeup, poi susseguirsi di tutte altre, tantissime altre ragazze, e ho detto un giorno, ma sì, proviamoci, perché no? Alla fine è un modo per divertirsi e per condividere esperienze. Paure, domanda numero 27. Paura è assolutamente la morte. Ho un rapporto di panico assoluto, non riesco a pensarci, quindi è una cosa che devo elaborare, ma non ce la faccio. E paura delle malattie, sì, dei ragni, ma non è una vera e propria paura, nel senso che mi fanno ribrezzo, non è più che una paura. L'ultima cosa che ti ha fatto piangere, un film, ovvero una fiction, che guardavo la domenica sera, dei Braccialetti Rossi. Ho pianto praticamente in tutte le puntate, è bellissima, credo che valga la pena di vedere. Rimanendo in tema, ah no, è la domanda dopo, ne sono stata una. Allora, l'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno è un'ora fa, a Davide. Il significato del tuo nome su YouTube, che è Debbie in Wonderland, quindi vabbè, Deborah nel Paese delle Meraviglie. Ho parafrasato il famosissimo cartone animato perché trovo che il trucco, gli outfit siano un po' un mondo delle meraviglie per ogni ragazza e quindi ho deciso di utilizzare questo nome. L'ultimo libro che hai letto? La cucina color zafferano, bellissimo. Il libro che stai leggendo in questo periodo, in realtà lo devo appena iniziare perché l'ho preso in biblioteca ed è il libro da questo tratto, vai Deborah, tratto Braccialetti Rossi, l'orologio che suona, aiuto, mi sono persa. L'ultimo show che hai visto, Il Grande Fratello, ieri sera, oggi è martedì perché volevo vedere Gnappetta, vai Gnappe, Mia spacca tutto, lo so, è trashissimo, ma si può guardare. L'ultima persona con cui hai parlato, i miei genitori poco fa che sono usciti. Che relazione c'è tra te e l'ultima persona a cui hai scritto? Allora, l'ultima persona a cui ho scritto è un mio amico, quindi una relazione di amicizia, di una bella amicizia a distanza. Cibo preferito, sushi cinese, stasera ho mangiato cinese, adoro, mangerei ravioli al vapore sempre, e poi il sushi. Posto che vuoi visitare, ma ce ne sono tantissimi, il Giappone, New York e l'America in generale, la Cina, quindi Giappone, Cina e New York. Ah, e Cuba, assolutamente Cuba. Direi Cuba, New York, Cina e Giappone, quindi due posti. Ultimo posto in cui sei stata, se si intende come oggi, in questa giornata, al lavoro, precisamente anzi stazione, l'ultimo posto pubblico in cui sono stata, se invece si intende come posto di villeggiatura, Samos in Grecia. Hai mai avuto un incidente? Purtroppo sì, ma nulla di grave, niente di assolutamente grave, un tamponamento. Dal botto che abbiamo sentito in macchina pensavamo si fosse disfatta la macchina e che il ragazzo che ci ha tamponato si fosse fatto un male pazzesco. In realtà fortunatamente no, ma si stava accendendo la sigaretta, quindi si è piegato con la sigaretta sull'accendisigari e non l'ha visto che ne eravamo davanti. Non fatelo, ovviamente non fatelo. L'ultima volta che hai baciato qualcuno, oggi pomeriggio. L'ultima volta che sei stata insultata, fortunatamente non mi capita da un po', ma credo da una pseudo cliente in negozio, pazza, ma vabbè, niente, lei insulta tutti, quindi prendi e porta a casa, anche se vabbè, lasciamo stare. Gusto dolce preferito? Allora, fragola, fragola, fragolissima. Che strumento suoni? Ho suonato la tastiera alle medie con scarsissimi risultati, meglio di no. Pezzo preferito di gioielleria? Le collane? Anche se in realtà non amo proprio i pezzi da gioielleria, come vedete indosso diamanti veri, nel senso non amo molto i gioielli proprio di gioielleria, se non questo, che vabbè ovviamente non solo, cioè è l'anello di Davide.
che mi piace tantissimo, sia per come è fatto, l'ha scelto lui, sia ovviamente per quello che rappresenta. L'ultimo sport che hai praticato, zumba. Ho fatto zumba l'anno scorso e un po' quest'anno, poi ho dovuto smettere perché è finito il corso, ma voglio riprendere non appena riprenderà il corso, perché lo facevo dalle 10:30 alle 11:30, cioè dalle 10:30 alle 22:30, 23:30 ed era per me infattibile, se no al mattino chi si alza. L'ultima canzone che hai cantato è di Avicii, Wake Up, dovrebbe intitolarsi, oddio, comunque quella di Avicii, vi metto anche di questa il link se volete sentirla, ma credo che la conosciate tutti. Chat upline preferite, dunque WhatsApp, sono WhatsApp addict. Frase preferita per abbordare, di solito non uso frasi, ma cerco di far capire con lo sguardo una persona che mi piace o con dei gesti, magari passandogli davanti più volte, guardandolo, facendola sfuggente, poi riguardandolo. L'hai mai usata? Sì. L'ho usata anche per conquistare Davide. L'ultima volta che sono uscita con qualcuno ieri sera. Chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Spero che abbiate voglia di rispondere tutte. Taggo Stepi, che non ho visto ancora questo suo video. E per il resto spero che rispondiate tutte. Un bacione e ci vediamo al prossimo video.